Un buon pubblico ha salutato ieri sera al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo l'avvio della rassegna estiva dei Martedì Letterari, che ha proposto l'incontro con uno dei volti più noti ed apprezzati del panorama televisivo, Mario Giordano, direttore del format di Rete4, Fuori dal Coro. Siete dei pazzi, ha esordito Giordano, a venire a vedere la presentazione di un libro al venerdì sera, per lo più con uno scrittore che ha una pessima voce e non è certo bello. Lo ha detto in modo ironico il direttore, salutando la platea del primo incontro estivo, proposto questa volta eccezionalmente il venerdì. Mario Giordano ci ha parlato del suo nuovo saggio Maledette Iene, quelli che fanno i soldi sulle nostre disgrazie. Qual è l'identikit delle Maledette Iene? Maledette Iene sono quelle che si approfittano delle disgrazie degli italiani. E purtroppo in periodi più difficili come quelli che abbiamo attraversato negli ultimi anni, la crisi del Covid, poi la crisi della guerra, la crisi energetica, poi la crisi ambientale, ci sono tante situazioni di emergenza e le Iene si moltiplicano in tutti i campi. Allora ho fatto un'inchiesta facendo nomi e cognomi, come sono solito fare, per denunciare le Maledette Iene, perché penso che raccontare i fatti con i nomi e cognomi sia rivoluzionario in un mondo che racconta sempre meno la realtà, in cui si raccontano sempre più balle, e perché spero che possa servire anche come un manuale di autodifesa per evitare di finire vittime delle Iene, che sono appunto sempre di più. Le Iene sono principalmente italiane o questa moda esiste anche all'estero, secondo lei, per le sue indagini? No, la moda esiste dappertutto, c'è una tendenza mondiale, no? Infatti racconto, però diciamo che in Italia abbiamo un scarso rispetto della legalità, noi quando raccontiamo, io ho fatto una campagna e continuo a fare una campagna sui palazzi occupati, dimostra il fatto che noi tolleriamo delle situazioni di illegalità, e racconto nel libro alcune situazioni paradossali di illegalità tollerate e diffuse. Allora, le Iene ci sono dappertutto, la capacità di controllarle in Italia forse è un po' più bassa, forse dovremmo avere in questo una ribellione. Spero che il mio libro serva anche per questo, no? Per fare un moto di ribellione, per tutelare le persone più deboli, le persone in difficoltà, che sono sempre di più. Bisogna rispettare le norme, rispettare le regole. Lei comunque dà fiducia al popolo italiano, al cittadino in genere, confermando che mettendoci insieme qualcosa si ottiene. Sono contento di questa domanda, perché in genere me la fanno sempre al contrario, no? Perché scrivi sanguisughe, vampiri, avvoltoi, maledette Iene? Ma io lo scrivo proprio perché sono fiducioso, sono un grande ottimista. Io denuncio le cose che non vanno, perché l'Italia è un posto straordinario, siamo qui in un luogo straordinario, un luogo di storia, di cultura, in una città che è meravigliosa, che attira, ma tutta l'Italia è bellissima, e questo fa arrabbiare ancora di più pensare che l'Italia, che ha questa ricchezza di tradizioni, di storia, di cultura, di passato, viene invece poi schiacciata proprio perché non sappiamo apprezzare. Ogni tanto qualcuno tende a girare la testa dall'altra parte, a dire, a rassegnarsi, dire vabbè, ma è sempre andata così, chi se ne frega, perché devo farmi venire il mal di fegato? Ecco, invece io credo che noi non possiamo rassegnarci, proprio perché gli italiani sono straordinari, proprio perché l'Italia è straordinaria, non possiamo girare la testa dall'altra parte di fronte alle Maledette Iene. A proposito di Maledette Iene, lei ha parlato di chi scappa via col mal tolto, diciamo, però sono tante situazioni, una delle tante di queste ultime ore, di questa ragazza uccisa a Roma, ecco, quanta impunità c'è anche con questi reati? Forse un po' troppa? L'impunità è la conseguenza dell'illegalità diffusa, del fatto che la punizione non c'è più, ma non c'è più anche a livello educativo. Quando io vedo che due ragazzi che sparano un insegnante in una scuola, è successo a Rovigo, e vengono promossi con il 9 in condotta, poi dopo tutte le polemiche è stato abbassato, ma sono stati comunque promossi, io dico, ma per prendere 7 in condotta che cosa bisogna fare? Squartarlo un insegnante? E che educazione può venire se fin dall'inizio non si punisce? Lo studente che a Abbiategrasso ha accoltellato la sua insegnante è stato invece bocciato, ma i genitori hanno fatto ricorso, perché l'avete bocciato? Ecco, io penso che fin dalla base, fin dall'inizio, sia necessario ritornare a imparare un po' anche di punizione, la sana, sacrosanta e giusta punizione. Quanta colpa nei genitori? Beh, in questo anche tanto, perché i genitori ormai fanno i sindacalisti dei figli più che fare i genitori. Io quando giocavo a calcio ero un po' una pippa, no? E mia mamma e mio papà non si sono mai sognati di dare la colpa all'allenatore che non mi faceva giocare. Mi dicevano, allenati di più e cerca di conquistarti il posto in squadra. Adesso se un ragazzo non gioca, picchiano l'allenatore. Se io prendevo un brutto voto a scuola, per fortuna capitava poche volte, ma se capitava mia mamma mi sgridava e diceva, devi studiare di più. E invece adesso sgridano l'insegnante, alle volte menano
anche gli insegnanti. Ecco, questo secondo me è un'educazione fortemente sbagliata. E poi si trasforma nello Stato, che è il perdonismo dello Stato, che chi ruba viene rimesso immediatamente in libertà, il perdonismo generalizzato, che secondo me è uno dei grandi mali del nostro paese.